swipe e non rubare. Swipe sul canale. Su di me ci puoi contare. Metto hype e tu sei preso male. Due, tre. Uno, due. Era controllato. Prendi l'audio. Uno. Felice regre. Aspetta, sta valutando. Vabbè, uno, due, tre. Comincia. Ragazzi, come state? Bene. Ecco, ecco. Sposto io. Sigla. A tutti voi dagli Arcade Boys. Ce la siamo levati dalle palle. Ragazzi, Gali. Sesto su tendenze. Era un po' che ci mancava Gali su YouTube. A te mancava Gali. Sì, perché io c'ho il feticcio, ogni tanto faccio così, no? Aspetta, avrà fatto la canzone dove lui è metà marocchino, quindi è sempre in giro, quindi però voglio bene alla mamma. Gliel'hai comprata poi la vita alla mamma? Sì, perché sappiamo che hai preso un botto di soldi. Sì. Ma adesso pensiamo all'Africa, erano tutto qua. O sei come Dicky Dicky, più bianchi di me siete. Vabbè, dai, sì, Africa, sì. Vai. No, dai più grandi hanno detto, dai, parla, non fa rating. Ma io sono sul mio canale, mica sono a... No, io ho chiesto, tu hai detto, poi penso all'Africa. Mo, pensa già all'Africa, o sei qua. Sei un fecchio. Ma che poi tutti ci hanno con Tommy Cuti, tu sei un nego del giardino. Lui almeno fa le cose sociali. Sì, è vero. Poi si parlano tutti. Tommy e poi tutti. Sono più bianchi di me. Ma bianco nel senso dispregiativo della parola, quelli che poi affamano il bianco pianeta. Sì. Don't call me white. Gali, Zingarello, già mi sta su. Zingari, figurati se fai anche metti quei rasta. Ah, sì, più che i pipistrelli, però, eh. Cartone animato, è tutto così, video. Meglio, soldi non avranno la meglio. Come no? Caiate, mo sei offside, yeah. Ehi, come la mettiamo ora, wow. Ma ci sono ancora tutte le palle di fare sto vento. Non ho mai rubato bit in zona. Bello. Dove è la tua bianca? Ma in tasca 4G era il telefono. Guardavo quanto mancava alla fine. Quanto ritornello, si sente dopo poco. Questo è più musicale. Video non so, è una truffa. Il video è una truffa, bravo. Vado a lavoro con Alfa, Beta, Gamma, Delta. Ma prima di fare sto. Ah, è carino, però. Oh, ma digli alla ragazzina che ti fa le cannette. La tua tipa è stanca di te, vuole un uomo. Tornello lungo come Allora. Bello il pezzo. Anche la scherzata. No. Non hanno scherzato. Allora, bello il pezzo. Io leggerei anche il testo. Però quando dice questa intervista è un terzo grado, si vede che non te l'ha fatta di chi. Ma probabilmente. Posso fare una domanda? Mi fa freestyle. Perché domanda scomoda. Quelle che mettono gli artisti adesso, me lo devi dire, basta cazzeggiare. Sì. Anche per rispetto del pubblico, io sta domanda te la devo fare perché è giusto che il pubblico va trattato con rispetto e non preso in giro. La mia domanda è: mi fai essere così bravo? Mi hai fatto scrivere questo disco così bello? Raga, la domanda scomoda, te prenditela col tuo management perché probabilmente gli hanno passato le domande, quelle che terzo grado, credo che sia. No, è il suo management che ha passato le domande che fanno. A Team Trap. Scomode. Team Trap. È scomodo comunque, è da fastidio. Comunque no, il pezzo, allora adesso parte le mie. Il pezzo è un bel pezzo per ragazzini, sì. Anche se il secondo pezzo non mi è piaciuto. Come al solito Gali ha fatto il trick di Gali. Il trick il freestyle. Vogliamo chiamare. Allora, volete allora, questo qua sotto hashtag trick di Gali. Trick di Gali. Allora, il fatto no, la cosa più bella era tunisino nuova icona, ma hai rubato bici in zona. Si vede che c'avevi già i soldi prima. Sì, no, non c'aveva mai avuto i soldi lui. Ma adesso si imbotta. Adesso lì ha, ma va bene, comunque l'ha fatto facendo la musica. Sì. Almeno qua, almeno una cosa si può dire che Gali che ha fatto i soldi li ha fatti facendo la musica. Seriamente. Non viene dal ghetto Gali, ma dal blocco. Come dovremmo Dicky. Chiedere che a Dicky ha detto che lui. Cioè lui ha visto cose, lui veniva dal blocco, lui sai, questi ladri di rose in questi rosetti dei quartieri bene. Quando cresci tra i ladri di rose in un rosetto devi diventare cattivo. Sai che io non ho mai sentito questa cosa, grazie a Dio. Allora, come stai? Sto. Non può andare meglio. Yeah. Anche se questi mi augurano il peggio, siamo No. Ho i sogni che mi tengono sveglio. Mamma diceva, ti mando in Cogoleto. Infatti li ha conosciuto te, dai. I soldi non avranno la meglio. Bello, i soldi non avranno la meglio. Lo spiego in disegno, anche perché di chi sappiamo. I soldi non avranno la meglio, hai detto che è bella. È bella la frase se non avesse scritta lui, vabbè, sì, però. Te lo spiego in disegno. The book is on the table, sì. Yeah. Troppo inglese, dovevi stare a Bringleton. Sì. Non farmi il lavaggio del cervello. Sono Baggio Zingarello. Sì, carino, faccio un braccio di... Non ha detto... Allora, no, per dire i soldi non avranno la meglio,
e i sogni mi tengono sveglio. Però poi butta dentro frasi a caso solo per farla rima. Però sono Baggio Zingarello. Baggio è il quartiere di Milano dove Gali è cresciuto. Spesso non mi danno da Gali nei suoi pezzi. Ok, un Zingarello di Baggio. Vabbè, questa è quella. È sempre la sua solita roba. Strofa sono nato senza soldi, dai. Sì, va bene. Fai da te se la fortuna è mai da te. No problema, dai, vabbè. Carino. È diventato Vasco Rossi. Non piangere, callate. Guai a te se piangi. Christopher, it's if you cry, I slap. Poverina Christopher. Muori ora che perdi like. Sì, ma raga, però mi sembra sempre quel controsenso che dice lui. Cioè non puoi parlare da una posizione così alta di gente che si prende male se perde i like, perché è normale che in questo momento che il like è l'ordine di gradimento di una persona, nel momento in cui ne fa meno muore. Tra un'ora affondo sto Airlines. Sei fuori gioco, sei offside. Torre di Pisa, sono storto e non calo. Questa intervista sembra un terzo grado. Team Trap. Andiamo. Come fai a essere così bello? L'intervista fatta a Galli è tanto intensa e dettagliata da sembrare un interrogatorio scrupoloso. Immagino. Ho capito. Piro e spiro, zucchero filato. Ah, quindi svapa. Sì. Tu perdi tempo, l'orologio bucato. Pensavo fazzoletti. Scemo, svegliati. Scemo, sono sveglio dal coma. Questo è Dissi Gagel. Come la mettiamo ora? Tunisino, nuova icona, mai rubato bici in zona. Sto sono 91, sembra Need for Speed. Non mi fido di nessuno, perché qua niente è free. Sono andato in fumo, in tasca 4G, non ti mando a fa' un c***o, per me tu sei già lì. Però forse style, se sono andato in fumo 4G, stavolta non parla del telefono, te lo posso assicurare. Vado a lavoro con calma, poi torno a casa di fretta. Qui sto fumando una palma, alfa, beta, gamma, delta. Ui, ai, 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 ai. E qua riprende il suo amico Draftkull, credo. Sì, credo. Ma prima di fare i soldi, noi abbiamo fatto i sogni. Tu che nei video li lanci, mi immagino dopo mentre ti raccogli a 90. Bella, bravo Gali, bello. Bravo. Manco la mostro che tutti mi dicono falla. Faccio un tiro e ti mando a casa prima che mi salga. Ne faccio una, Samir ne fa un'altra. Svengo sulla tua coda di paglia. Penso un pisci sulla mia coda. Cadi se sventro la tovaglia. Perché sei una briciola. Ehi, oh no. Quando vedo la mia faccia sopra il Duomo, quando entra nella mia squadra di Grifondoro, la tua tipa sta anche di te, vuole un uomo. Non ha detto un c***o. Ha fatto delle rime fighe. L'ha detto bene perché la canzone è passabile. Senso compiuto. Ma mo cos'è sta moda che tutti state facendo il cartone animato? Ma questo era un cartone animato. Questo era una, truffa. Questa era una truffa. Una truffa, bravo. Però mo vedo che c'è sta moda di tutti fare i cartoni animati. Ovviamente in Italia è sempre il solito copia-copia. E il solito l'ha fatto lui anch'io. La parola che odio di più al mondo è anch'io. Ma capisco. È anch'io, lo faccio anch'io. Uno, due, popoletto di copia-copia. Chissà questa canzone da dove l'ha copiata. Tre quarti delle canzoni di Gali sono plagi. Non lo so, questa è una produzione di Sicliu che è difficile che lui copia, faccia, ma va più ricercato. No, secondo me, no, vabbè, possiamo dire tutto. Beh, magari il flow l'avrà copiato. Ma il flow è quello. Raga, il flow è quello da due anni che ascoltiamo canzoni trap. È sempre stesso. Cioè, Danny Five, ormai è Danny Five. Lui e da Supreme che fanno sta roba. Poi happy, un pastello. Po' pastellosa. E si fuma le canne. Però da Supreme è giustificato. Lui è giustificato perché è piccolino. Danny Five e Gali. Ma Gali poi è giustificato perché. No, vabbè, ma il pezzo è anche ascoltabile. Lo senti in radio, ridi. Ma sì, no, ma poi le tira ogni tanto. Cioè, bella quella riempitive. Soldi, noi abbiamo fatto i sogni. Sì. Tu i soldi li lanci, ma poi ti pieghi a 90 a prenderli. È pesante questo. Eh sì. Questa è una frase che vale tanto più. Vabbè, se anch'io ho il cartellone sul Duomo, non mi raccoglierei la raccogliere gli spicci, tanto i soldi li ho presi. Babbo, ma quando è che pensiamo all'Africa? Mi fai vedere poi per favore che fai un villaggio in Africa, che fai le scuole in Africa. Mica cinese lui. Che fai le... Ciao, sono Barlo, il vostro life coach. Nelle prossime storie vi insegnerò a reagire positivamente a questo bad karma che ci ostiniamo a portarci dietro. A volte la vita è come un armadio chiuso di cui non troviamo la chiave, ma non dobbiamo disperarci. Dobbiamo spaccare! Come avete visto, un approccio positivo ai problemi è sempre la chiave per risolverli. Ora l'armadio è aperto.